Allora, buonasera, buonasera di nuovo in diretta, come avevo pronunciato, in questo spazio appunto che è una intervista, una breve conversazione con Antonio Gerardo Del Rico, che ringraziamo di essere qui su Libre TV, lo abbiamo già conosciuto, il pubblico di Libre TV l'ha conosciuto appunto con delle interviste che abbiamo fatto al Congresso dei Radicali Italiani, parlando di un libro su Marco Pannella che aveva scritto. Ma oggi con Antonio Gerardo Del Rico, parliamo di un altro suo libro, intitolato Roberto Straccia, Sogni Infranti, a Nord-Est, Edizioni a Nord-Est. Allora, Antonio, questo è un libro, io accennavo appunto nell'editoriale quando ho illustrato il palinsesto, che fa riferimento a un caso abbastanza drammatico della scomparsa di un ragazzo molto giovane, una scomparsa appunto che è avvenuta più o meno verso Pescara, poi ritrovato il corpo molto più a sud in Puglia, ed è rimasto appunto un caso insoluto. Ecco, Antonio, volevo appunto che tu ci dicessi intanto che cos'è che ti ha mosso a scrivere un libro su questa vicenda. Volevo innanzitutto salutarti e ringraziarti per l'ospitalità. Questa è una cosa che bisogna fare con uno come te perché è importante personalmente. Invece, Grazie. Per quanto riguarda la tua domanda, cosa ha mosso? È un po' di tempo che sto cercando di scrivere libri che raccontano verità, che non raccontino più fantasie, perché sì, la letteratura è anche questo, è anche smarrimento, gioco. E invece è un momento che ho bisogno di questo, perché voglio raccontare la verità, voglio raccontare i fatti drammatici che molto spesso non vengono raccontati. E la storia di Roberto è qualcosa che meritava veramente un impegno e un interesse da parte di uno scrittore come me o comunque di chiunque. Anche perché la TV e altri se ne sono interessati del caso, e quindi sono stato proprio spinto a questo voler approfondire, voler entrare nel perché di questa scomparsa. Senti Antonio, ma tu hai preso contatti con la famiglia? Immagino, insomma, sia stato anche abbastanza triste parlarne. Sì, infatti, sì, c'è stato un incontro con il papà. Infatti il libro è scritto da me insieme a papà Mario Straccia, questo signore con questi capelli bianchi, molto disponibile, molto gentile, molto pieno di vita, molto pieno di calore umano, che purtroppo è stato però ha dovuto subire la perdita di quel grande calore che era il figlio che aveva 24 anni. E quindi è stato molto difficile per me parlare col papà, che poi in certi momenti si è anche unita la sorella, agli amici. È stato molto difficile, perché si andava a toccare veramente la parte più intima dell'animo umano, no? Parlare di un figlio che è scomparso nel nulla e senza sapere il perché. E infatti è questo poi il grande rammarico, no? Sia del papà. E però è stato anche molto intenso, è stata un'esperienza importante parlarne con Mario, perché ha avuto la dignità, appunto. Lui è un contadino, anche se fatto bene, è un contadino colto, no? Lavora bene la terra, così. È stata una grande esperienza avere a che fare con la sua esperienza, dovrei dire, di vita, perché ha saputo parlare con dignità di questa cosa, anche se in certi momenti ha saputo parlare anche con verità e con realismo. Stavo a descrivere qual è stato il suo rapporto con le istituzioni, che non ci sono state minimamente vicino a un papà. Perché poi, sì, tu hai un po' accennato, cioè, il ragazzo è di Fermo e studiava a Pescara, quindi sono 100 km. Il povero Mario Straccia, il papà del ragazzo di Roberto, ogni mattina, perché lui andava a lavorare, fa i mercati, lavora in campagna e mercati, poi tornava a casa e la mattina dopo tornava a Pescara per le ricerche, del figlio, quando in quei 20 giorni di cui non sapeva proprio niente di Roberto. E quando andava a cercare così un confronto, un suggerimento, veniva trattato come viene trattato normalmente negli uffici di
della nostra amministrazione pubblica, così come un estraneo, come uno che arriva, ci guardi un attimo perché arriveremo quando saremo pronti. Cioè, c'era molto penoso, insomma, è stato molto penoso la ricerca e il contatto con chi doveva essergli vicino, umanamente, e non c'è stato, insomma. Ho capito, e io volevo anche, diciamo, porre un pochino l'accento e parlare con te un po' di ciò che un po' non torna in tutta questa vicenda, perché poi oltre alla vicenda di essere una vicenda umana, è anche una vicenda ovviamente giudiziaria, o perlomeno dovrebbe esserlo. Intanto immagino il trauma, perché mi pare di aver capito che si è saputo di questa... di questa scomparsa con una telefonata che è arrivata così un po' misteriosa, non si sa bene da chi. Sì, in pratica è così. La sera verso le 10:30, 11, gli arriva questa telefonata. Normalmente lui chiamava il figlio, la famiglia chiamava il figlio tutte le sere per sentirsi, perché avevano proprio questa... questa educazione contadina, no? Ciao, anche un buonanotte, ciao, come è andata la giornata. Quella sera chiamano, però non c'è risposta da parte di Roberto, il cellulare non risponde. Dopo un po' arriva questa chiamata, prima di un amico che chiama la sorella, quindi annuncia un po' la cosa, e poi arriva la telefonata misteriosa, probabilmente dai carabinieri, ma così, arriva appunto così, buonasera, suo figlio è scomparso, e poi non è chiuso la prima chiamata, quindi è dovuto scappare, Mario ha dovuto lasciare tutto, scappare a pescare la notte stessa, e è andato a scorso tutta la notte alla ricerca di Roberto. Poi questo è successo il 7 gennaio viene ritrovato, però passano 20 giorni, quindi un po' prima di Natale, insomma, è successo, se non mi ricordo, mi sfugge, 23 mi sembra, 24. Compare il 14, il 14 dicembre. Ah, esatto, il 14, quindi sono 20 giorni, una cosa del 14, sì, una cosa del 22. E appunto lui lascia tutto e va la notte, lascia il suo desiderio di riposare e si mette alla ricerca per questi 20 giorni di grande delirio. Beh, questa quindi passano degli interminabili giorni, non accade nulla fino a che questo corpo poi viene ritrovato. Però voglio dire, non è che si fa chiarezza un po' sui motivi per cui è stato trovato morto. Guarda Gianni, io con Mario ho fatto anche non abbiamo fatto un'indagine, perché io sono andato insieme a lui a verificare un po' quello che... Siamo stati a Pescara sul ponte, c'è un ponte su un fiume che si chiama Pescara, questo fiume, sì, che poi sfocia nel porto di vicino. Allora siamo andati a vedere, abbiamo visto, e infatti c'è tutte le ipotesi, ma avrà visto qualcosa, ma sono 30 metri dal fiume, se non sono 30 sono 20, però è molto alto. Quindi se avesse visto qualcosa ed era sul ponte, se fosse caduto giù, se si fosse addirittura buttato giù, come dicevano, cioè, si sarebbe trovato veramente poco del ragazzo. E invece addirittura non solo si trova, ma si trova integro, dopo aver percorso da Pescara a Bari 300 chilometri di costa, con un mare invernale, cioè scompare in inverno, a dicembre. Cioè non è un mare placido che lo accarezza, ma lo trascina per 300 chilometri e arriva integro, cioè è riconoscibile perfettamente. Guardi, io sto scrivendo adesso un altro libro di un'altra storia che è successo 30 anni fa più o meno, di un ragazzo morto sempre nella zona di Ortona, un ragazzo morto, e poi l'hanno trovato a San Salvo, non so, una quarantina di chilometri sulla stessa costa, ovviamente. L'hanno trovato dopo 15 giorni, non 20, dopo 15 giorni con il viso completamente deturpato, l'hanno riconosciuto dai piedi. Quindi ecco perché resta un grosso dilemma non dare risposta a questa cosa. Questa cosa è molto importante, cioè dopo 300 chilometri in mare, nel mare invernale, 20 giorni e esce fuori illeso. E questa qua è veramente... cioè cerca... bisogna dare ancora una risposta a questa domanda. Sì, peraltro l'intento probabilmente era di dare una risposta, il giudice lo ha dato respingendo
praticamente hanno archiviato, perché hanno negato il fatto appunto che ci possa essere stata una morte violenta. Poi ovviamente si sono opposti i genitori a questa richiesta di archiviazione, e però invece il giudice ha rifiutato questa opposizione. Sì. E quindi di fatto praticamente questa morte è passata un po' così, senza un motivo, così distante. Immagino che ovviamente umanamente la cosa è drammatica. Io ho sempre ammirazione, forse anche come padre, per i genitori che sopravvivono alle morti dei figli, ma comunque sia, anche da un punto di vista giudiziario, poi mi sembra che è stato ritrovato anche con in tasca le cose che aveva, quindi insomma veramente fa pensare proprio a un corpo che è stato poi messo in acqua molto più a sud. Esatto. Cioè praticamente sarà successo qualcosa al ragazzo nei giri dei ragazzi, che può, chissà quale, come può succedere, perché siamo stati ragazzi tutti, insomma, quindi certi momenti così di cose banali che diventano delle grandi cose, e sicuramente è probabile che sia stato portato lì a Bari, e infatti che abbia subito, sia successo qualcosa da parte di qualcuno che l'abbia trasferito, insomma. E poi messo, cioè buttato in mare poco tempo prima del ritrovamento, perché non c'è altra spiegazione, perché ripeto, un corpo non può arrivare, l'iPod nel braccio, quello che dicevi tu, le cose che hanno trovato, l'iPod correva e aveva ancora l'iPod nel braccio e tante altre cose, sono interrogativi che restano irrisolti, sì, sinceramente restano irrisolti. L'archiviazione offende molto me o te o la società perbenista, diciamo, offende l'umanità, come dicevi, un padre ha diritto a sapere come e perché, anche la sorella, i genitori, come e perché, o quantomeno hanno diritto a una risposta plausibile, no? Che sciolga anche questi dubbi. È questo che Maria dice, ma io non voglio una risposta che piaccia a me, ditemi come è successo, no, anche Maria è molto dignitosa, non vuole questo. Ma dice, ma come faccio io a lasciar correre così, vabbè, mio figlio non c'è più, vabbè, è così, lo accetto perché lui poi, essendo mistico praticamente, insomma, quindi supera anche attraverso un altro percorso intimo, no? Supera questa mancanza. Cioè, ma non posso accettare però una risposta banale dicendo va bene, noi archiviamo perché non sappiamo, non c'è altra spiegazione se non quella che ci sembra quella possibile. Questa è l'offesa grave, no? Questa è l'offesa. Che l'offesa che io ho sentito, no? Ho sentito come un'offesa all'umanità, non è più un'offesa alla persona. E quindi questo qua che mi ha tenuto, quando abbiamo scritto il libro, mi ha tenuto vicino a una famiglia, e mi tiene tuttora in sospeso rispetto a un giudizio da poter dare, non come scrittore, ma come persona, come amico di questo ragazzo. Poi guarda, la cosa bella è che il volto di Roberto parla da solo, ha un sorriso così gentile, e io per questo l'ho scritto il libro. Quando ho visto quel volto... È molto bella la copertina, sì. Con la foto di questo ragazzo. Dalla foto sembra molto sereno, poi ovviamente poi tutto può essere e non essere, insomma le apparenze spesso ingannano, ma spesso anche no, e quindi è tutto da vedere. Certo è che io direi che anche qui ci sta il sospetto che un servizio giustizia non sia stato all'altezza di dare delle risposte, insomma, questo come in tantissimi altri casi che conosciamo benissimo, perché insomma ci sono tante cose che restano effettivamente di questo caso abbastanza in sospeso. E che dire, io ti ringrazio Antonio per questo tuo contributo, ovviamente consiglio appunto questo libro, Roberto Straccia, Sogni Infranti, Antonio Gilardo Del Rico e Mario Straccia, insieme appunto il padre del ragazzo, per edizioni a Nord-Est. Si può acquistare anche su via internet, ho visto. E quindi Antonio, io ti ringrazio e ti do appuntamento di nuovo su Libri TV prossimamente. Poi chissà se questa cosa, sperando appunto che possa essere più approfondita da un punto di vista giudiziario, meriterà un nuovo capitolo, un nuovo libro.
Infatti c'era anche già questa ipotesi possibile, vediamo un po', lasciamo tutto così. Io veramente ti ringrazio te, ringrazio la tua sensibilità e ringrazio la vostra sensibilità di tutta la Liberi TV, no? La redazione, stavo dicendo, ma forse qualcosa di più di una redazione, è un insieme di persone che fanno il loro lavoro con la volontà di essere al servizio di qualcuno. E questo liberi spazi è di parola, questo è il nostro sottotitolo, liberi spazi di parola. E io grazie a te, dimmi. No, io ho un grande piacere di essere presente in una cosa del genere, no? Perché c'è l'altra cosa, quella di Grillo, no? Che non deve dire che c'è una cosa. È tutta un'altra cosa, altre dimensioni. È un'altra cosa. No, però grazie a voi per la vostra umanità. Che è questo che manca un po' dappertutto. Grazie. Lo so, è vero. Antonio, questo video lo ritroverai ben presto, fallo circolare come puoi, è un modo per informare, per far conoscere, per mobilitare, chissà che possa servire, per magari qualcuno capisce che su questa cosa ci sta un po' da approfondire, e quindi vedremo un po' come va. È proprio questo, grazie. Grazie ancora Antonio. Ciao. Grazie. Ciao. Buona serata, restituisco la linea alla regia.